Bentrovati all'edizione delle 23 del TG6. In apertura la cronaca con la condanna in corte d'assise a Chieti all'ergastolo per Mirko Giancaterino, 38 anni di Penne. L'uomo era accusato di aver ucciso, sempre a Penne, nel settembre del 2015, Gabriele Giammarino nella sua abitazione. Vediamo insieme il servizio. Ergastolo, e questa la decisione della Corte d'Assise di Chieti, presieduta dal giudice Geremia Spiniello, che dopo due ore di camera di consiglio ha condannato Mirko Giancaterino, 38 anni di Penne, accusato di aver ucciso il 13 settembre 2015 Gabriele Giammarino nella sua abitazione di Penne e poi di aver appiccato un incendio all'interno dello stesso edificio. La Corte ha accolto così la richiesta di condanna formulata dal pubblico ministero Mirvana Di Serio sulla base del reato di omicidio volontario aggravato. Invece il difensore di Giammarino, l'avvocato Melania Navelli, aveva chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Secondo la ricostruzione dell'accusa, Giancaterino avrebbe colpito la vittima con violenti pugni e 26 coltellate, riducendolo in fin di vita, e poi avrebbe appiccato il fuoco al materasso posizionato sopra il corpo di Giammarino al fine di finire l'uomo e cancellare le tracce dell'omicidio. Ad inchiodare Giancaterino, che avrebbe agito per derubare la vittima, sono stati i video registrati dalla telecamera di una tabaccheria vicino a casa dell'ex maresciallo, le tracce di sangue rinvenute sulle scarpe da tennis e sui pantaloni della tuta ed una testimone che l'avrebbe visto uscire dall'abitazione dell'ottantenne. Giancaterino è stato anche condannato a risarcire i danni alle parti civili, cioè la sorella della vittima e i due nipoti. Ed ora una notizia che riguarda la politica. Sul masterplan in Abruzzo sono fiducioso, si sta andando avanti bene perché ho visto lavorare in maniera produttiva sia la regione sia l'agenzia per la coesione territoriale. Così il ministro per il mezzogiorno e la coesione territoriale Claudio De Vincenti nel fare il punto sullo stato di avanzamento del masterplan Abruzzo a margine di una visita da Sergi ai laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso. I sindacati abruzzesi aprono la vertenza Abruzzo e oggi in una conferenza stampa hanno parlato dei problemi provocati dall'emergenza e quelli di carattere economico e sociale. Gli abruzzesi e l'Abruzzo, dicono CGIL, CISL e UIL, hanno bisogno di una svolta positiva per quanto riguarda la ripresa economica ed occupazionale. Il servizio di Paolo Renzetti. Del fattore parlate di uscita dell'Abruzzo dall'emergenza, situazione dunque ancora difficile nella nostra regione dopo quanto accaduto negli ultimi mesi? È una situazione ancora molto difficile, per questa ragione CGIL, CISL, UIL hanno predisposto un decalogo, una piattaforma unitaria contenente 10 punti, 10 punti che hanno questa intenzione, quella di dare risposte immediate all'emergenza ma al tempo stesso prospettare risposte che diano la possibilità a questa regione di vivere una nuova fase di crescita, di sviluppo e di uno sviluppo di qualità. Emergenza e nuove prospettive di sviluppo le teniamo insieme. Per l'emergenza si tratta immediatamente di dare risposta ai tanti lavoratori e lavoratrici che hanno bisogno della proroga degli ammortizzatori in deroga nei comuni colpiti dal sisma e nei comuni colpiti dal maltempo. In secondo luogo si tratta di cominciare a individuare misure che possano dare anche possibilità di sviluppo economico in queste zone. Per esempio con l'istituzione delle zone economiche speciali che possono attirare investimenti, investimenti di qualità legati alla peculiarità del territorio. In terzo luogo bisogna prevedere urgentemente un piano straordinario di messa in sicurezza del territorio e degli edifici, concentrando le risorse, stabilendo priorità, intervenendo sulle scuole, intervenendo sugli ospedali, intervenendo appunto su un piano di risanamento straordinario per la tutela e la manutenzione del territorio. E bisogna che a queste realtà si diano risposte in termini di un rafforzamento di servizi di qualità, di welfare, di sanità territoriale. Bisogna dare la possibilità affinché non ci siano più i tagli sul trasporto pubblico locale che rischiano di marginalizzare ulteriormente queste zone. E c'è bisogno di fermare i tagli che in conferenza Stato-Regioni a febbraio sono stati decisi proprio sulla sanità e sul welfare. Questa è la nostra piattaforma, questa piattaforma la confronteremo con tutti, ma questo confronto lo accompagneremo con iniziative e mobilitazioni unitarie. Continuiamo con la politica. Al comune di Pescara si è chiuso il mini rimpasto dopo che il presidente della regione Luciano D'Alfonso ha chiamato proprio nell'ufficio di presidenza Enzo Del Vecchio, vice sindaco
dell'amministrazione adriatica e dunque questa mattina ha ufficializzato il via libera ad Antonio Blasioli, che sarà il nuovo vice sindaco, e a Francesco Pagnanelli, che invece sarà il nuovo presidente del Consiglio Comunale, prendendo proprio il posto di Blasioli. Sentiamo a questo proposito il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, intervistato da Francesca Romana Testi. Inizialmente il passaggio doveva essere Blasioli al posto di Del Vecchio e poi si parlava di Marco Presutti, un ballottaggio invece con Pagnanelli, alla fine a spuntarlo è proprio Pagnanelli. Diciamo che oggi è un giorno importante perché si rivedono da un lato gli assetti dell'esecutivo, cioè gli assetti della giunta, e a cascata gli assetti del Consiglio Comunale. Come sapete, il vice sindaco Del Vecchio a fine di questo mese cesserà la sua esperienza qui per assumere un ruolo molto importante come capo della segreteria del Presidente della Regione, e sarà per noi senz'altro utile perché sarà un punto di riferimento rispetto alle tante partite che Pescara ha con l'ente regione. Questo significa che il suo ruolo di vice sindaco, un vice sindaco sempre sul pezzo come dobbiamo riconoscere all'assessore Del Vecchio, verrà sostituito con Antonio Blasioli. Antonio Blasioli ad oggi è il Presidente del Consiglio, è una persona che ci dà il più grande affidamento sulla capacità di continuare questo lavoro continuo di monitoraggio, manutenzione e cura della città. E poi a cascata, diciamo, gli effetti di tutto questo domino, diciamo così, si rifletteranno anche sul Consiglio Comunale, perché il Partito Democratico, all'esito di un ampio confronto interno, è pervenuto all'indicazione del consigliere Pagnanelli come Presidente del Consiglio da sottoporre all'Assise, in virtù dei criteri dell'equilibrio e della rappresentanza. In questo caso si è parlato anche di un testa a testa tra Pagnanelli e Presutti. Come si è risolta? Perché inizialmente la maggioranza aveva dato l'appoggio proprio al capogruppo Presutti. Poi diciamo che c'è la necessità di sintesi, i partiti politici servono a questo, i partiti politici sono organismi che servono a mediare fra gli interessi, naturalmente sono legittime le aspettative, le ambizioni personali, poi c'è una sintesi, ma si continua poi tutti insieme nella stessa direzione, consapevoli che la ruota gira e che poi appunto ci sono tante sfide e tante questioni che ci occupano, per le quali vogliamo subito continuare a lavorare. E ieri a Chieti si è celebrato il 70° anniversario del Movimento Sociale Italiano. Nessuna operazione nostalgia, si è detto, ma una destra che vuole guardare al futuro. Il servizio di Vestina News. Onorevole Di Stefano, in sede di conferenza stampa si è detto: non vogliamo fare un'operazione di nostalgia, ma è importante farlo. Non è assolutamente un'operazione di nostalgia, lo slogan che con noi copiamo e coniamo da Giorgio Almirante dell'avvenire, la nostalgia, è però un momento di riflessione storica, ma è anche un momento per la nostra intimità. Rivediamo tante teste oggi canute, ieri magari infervorate, sicuramente tante teste piene di idee, di passione e di valori, che oggi si ritrovano per ricordare e per tornare indietro con la mente e capire com'era distante quel mondo da quello di oggi. Un mondo distante, però forse un mondo, e senza forse, di passioni, di verità come non c'è più. Era giusto farlo a Chieti, perché Chieti è stato per l'Abruzzo una pietra miliare della destra italiana. Chieti è stata la prima città capoluogo di provincia ad essere amministrato da un sindaco del Movimento Sociale, Nicola Cucullo, ma in questa provincia vinse in quell'anno anche Nicola Fosco a Lanciano, vinse Peppino Taglienti a Vasto, vinse Giovanni Tiberio a Casalbordino, vinse Gianfrancesco Puletti a Ortona. Fu una provincia che tanto ha dato in termini di consenso al Movimento Sociale, a cui tanto il Movimento Sociale ha saputo dare in termini di verità, di passione e di classe dirigente. Ormai sono entrato nell'87° anno e avevo 16-17 anni allora, e riuscii ad andare a Napoli al primo congresso del MSI nel 48, avevo 17 anni, e ricordo che allora De Marsanic, che era il capo del partito, lanciò lo slogan: non restaurare, non rinnegare. Ecco,
il non rinnegare vale ancora oggi dopo 70 anni. Andiamo avanti con il nostro giornale. Si è concluso il progetto Navigare Sicuri, voluto dal Corecom Abruzzo per informare i giovani sui rischi ma anche sulle opportunità della rete. Vediamo. Si chiude oggi il progetto Navigare Sicuri, si parla di internet, sempre rischioso, Presidente Lucci, oggi navigare sulla rete, soprattutto per i giovani. Voi volete mettere in guardia soprattutto i ragazzi? Sì, mettere in guardia dai rischi ma anche dalle grandi opportunità che arrivano nel mondo della rete, quindi conoscere bene la tecnologia significa poterla utilizzare al meglio, al 100% in sicurezza. Noi oggi presentiamo questa indagine molto particolare che abbiamo condotto su oltre 5.000 studenti abruzzesi insieme all'Unicef, che è sigillo per noi di qualità, proprio nell'approccio con i più giovani, con i minori, e con uno spaccato molto particolare che vede comunque il mondo dei social, della rete, di internet in generale, protagonista al 100% nella vita di tutti i giovani studenti. E ecco, con rischi e opportunità bisogna fare attenzione, bisogna dare un contributo, e noi come istituzione stiamo cercando di farlo. Di un'intervista su oltre 5.000 studenti delle scuole secondarie abruzzesi per capire l'utilizzo corretto di quello che sono gli strumenti internet, quindi social, gli smartphone. Il primo dato che subito salta all'attenzione è l'utilizzo dello smartphone. Oltre il 95% di tutti gli studenti abruzzesi ormai è diventato uno strumento con il quale si connettono alla rete, interagiscono tra di loro, quindi nei rapporti sociali e anche nell'utilizzo delle nuove tecnologie. La sicurezza nell'informatica, si dice, cioè non esiste la sicurezza al 100%, è così in qualsiasi strumento che viene utilizzato, quindi la sicurezza va bene che ci sia, ma bisogna sempre stare attenti perché a volte con un click non ce ne accorgiamo ma può cambiare la nostra vita, quindi quel click prima di farlo, quella pubblicazione prima di inviarla, porre un attimo di attenzione e vedere se può andare tutto bene, e se benissimo, se non lo è stiamo attenti e casomai cancelliamo la foto, il file o il post che non era opportuno pubblicare. Ed ora ci spostiamo a Teramo, l'assessore al commercio del comune Roberto Canzio ha presentato questa mattina la 29esima edizione della Fiera dell'Agricoltura che si svolgerà a Piano d'Accio dall'11 al 14 di maggio. La Kermesse teramana ha ricevuto dalla Regione Abruzzo il riconoscimento di fiera regionale. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Presentata nei saloni della Camera di Commercio di Teramo la 29esima edizione della FAT, acronimo per Fiera dell'Agricoltura di Teramo, che si svolgerà dall'11 al 14 maggio prossimi nell'area antistante lo stadio Bonolis di Piano d'Accio. Quest'anno l'evento fieristico teramano è stato insignito dalla Regione Abruzzo del riconoscimento di fiera regionale. Le novità principali di quest'anno? La novità principale di quest'anno è innanzitutto che lavoreremo molto di più sulla comunicazione. Abbiamo creato l'acronimo appunto di FAT proprio per rendere un attimino la fiera identificabile anche all'esterno della nostra città. Ci saranno novità anche sulla viabilità, perché negli anni passati c'erano molti problemi, e quindi proprio per questo abbiamo creato 3 nuovi parcheggi che vanno a recuperare circa 1.000 posti auto. In più abbiamo anche un percorso riservato per le persone diversamente abili che potranno accedere all'interno della fiera senza tra l'altro subire il problema del traffico, avranno una strada dedicata a loro. Ad affiancare il comune di Teramo nella realizzazione della kermesse dedicata all'agricoltura ci sarà un comitato fiera costituito dai rappresentanti dell'Istituto di Popparozzi, l'Università di Teramo, la Coldiretti, la CIA, il Consorzio Agrario, il DMC Gran Sasso Laga, il BIM, l'IZS Caporale e la Camera di Commercio. Quale mission lei pensa debba avere questa fiera dell'agricoltura? Due finalità principali. Uno è quello di ridare respiro alle aziende agricole che hanno subito gravi danni dagli eventi calamitosi di quest'inverno, e quindi riposizionare queste aziende all'interno di un contesto provinciale importante. E poi il secondo, che ritengo che sia pregnante rispetto al primo, quello di riportare le aziende, le famiglie consumatrici a comprare in azienda, ovvero quello di avvicinare il mondo della produzione agricola locale alle famiglie consumatrici. La Coldiretti, per esempio, cosa consiglia ai giovani? Di tornare a lavorare in campagna? Questa è l'aspettativa del futuro dell'agricoltura. Oggi molti giovani, anche se in Abruzzo con la regione abbiamo fatto il piano di sviluppo rurale, il nuovo insediamento, ancora non abbiamo delle risposte, ma c'è ancora qualche giorno d'attesa,
Sì, i giovani piace sempre più l'agricoltura, vorrebbero tornare a fare molti il nostro lavoro, quindi è un bene perché comunque finiscono gli studi, se abbiamo gente laureata che torna in agricoltura e scommette in questo lavoro. La 29esima fiera dell'agricoltura di Teramo si svolgerà dunque, come sempre, a Piano d'Accio, inascoltate le tante richieste dei commercianti teramani che chiedevano di realizzarla nel centro storico cittadino per rilanciare il capoluogo. Ma il Comune ha pensato ad un contentino, organizzando in centro due appuntamenti di avvicinamento all'evento, il 9 aprile e il 7 maggio, dal titolo Orti e Giardini. Ed ora, come ogni lunedì, apriamo un'ampia pagina dedicata allo sport. Iniziamo dal calcio e dalla Serie A, ferma per consentire le partite della Nazionale. Nel pomeriggio ripresa degli allenamenti al Poggio per il Pescara in vista del match di domenica prossima contro il Milan. Zeman riavrà a disposizione Bruno e spera di poter contare anche su Caprari e Stendardo che stanno recuperando dai relativi acciacchi. Potrebbe farci anche Campagnaro, mentre sarà sicuro assente Coda, che si è fermato la scorsa settimana per un problema muscolare. C'è curiosità per vedere se Zeman concederà una maglia da titolare a Koulibaly, il gioiellino senegalese che ha debuttato nel corso del secondo tempo della gara di Bergamo contro l'Atalanta. Domani intanto doppia seduta per i biancazzurri che giovedì pomeriggio disputeranno un'amichevole allo stadio dei Marsi di Avezzano contro la locale formazione che milita nel campionato di Serie D. Ed ora scendiamo in Lega Pro per andare a vedere il pareggio a reti bianche fra il Teramo e il Mantova, un Teramo che porta al suo gruzzoletto un punto utile a distanziare l'ultimo posto e ad agganciare il Lumezzane. Vediamo insieme il servizio realizzato da Ania Cantagalli. Un punto per mettere l'ultimo posto a 4 lunghezze di distanza e per dare continuità alla vittoria contro il Gubbio. Il punto che si prende il Teramo a Mantova è prezioso per allontanare in classifica l'Ancona ed agganciare il Lumezzane. I biancorossi giocano una gara completamente diversa da quella senza anima vista a Bergamo contro l'Albino Leffe. Ugolotti preferisce Carraro a Tempesti, anche se l'ex Pavia sarà poco incisivo. Il Mantova parte meglio, ma è il Teramo a costruire le azioni più interessanti del primo tempo, provando soprattutto a lavorare palla a terra. Spighi ci proverà due volte e soprattutto sulla seconda occasione l'esterno va vicino al gol servito di prima da Sansovini. Il pallonetto però a beffare l'ex Tonti finisce di un niente al lato. Nella ripresa il Mantova parte meglio. In sequenza Cittadino, Marche e Di Sant'Antonio fanno vedere i sorci verdi ai biancorossi, con Narciso che per due volte è bravo a farsi trovare pronto. A rispondere per le rime è Carraro, chiamando all'intervento Tonti da posizione defilata nel cuore dell'area. I padroni di casa costruiscono poco dopo l'occasione migliore. Renni, entrato da qualche minuto, prende in contropiede la difesa biancorossa, anticipa Narciso, ma trova Caidi in scivolata a negare il gol poco prima che il pallone varchi la linea di porta. Il difensore esulta come se avesse segnato e manda di fatto i titoli di coda sulla gara. L'ultima occasione, infatti, degna di nota, capita dalle parti di Sansovini, con Tonti provvidenziale in uscita. Il Teramo torna dunque a casa con un punto che muove comunque una classifica che rimane deficitaria, ma che non chiude ancora totalmente le chance di salvezza diretta. La nota positiva sta anche nell'atteggiamento di squadra, dal quale provare ancora a partire per affrontare la sfida contro la San Benedettese in programma sabato prossimo al Bonolis. Andiamo avanti con il calcio, adesso scendiamo in Serie D e iniziamo la nostra panoramica con una notizia. Il Tribunale Nazionale Federale infatti ha inflitto un punto di penalizzazione all'Aquila Calcio per la terza tranche dell'inchiesta Dirty Soccer. Nel complesso sono 6 le società penalizzate, 5 punti di penalizzazione per la Vigor Lamezia, 2 per il Sant'Arcangelo, 1 punto all'Aquila, Paganese, Pistoiese e Poggi Bonzi. E potete vedere proprio la composizione delle classifiche. Con questi verdetti il Sant'Arcangelo scende al 12° posto nel girone B di Lega Pro con 38 punti, l'Aquila resta quinta ma pari merito con l'Albalonga con 52 punti.
E andiamo adesso a vedere la partita del Pineto contro il San Marino, fondamentale successo dei teramani che si avvicinano a grandi passi alla salvezza. Una punizione di Ganci allo scadere consente agli adriatici di superare un ostico San Marino. Vediamo insieme il servizio di Roberta Di Sante. Punizione nel finale di Massimo Ganci, il Pineto fa sua l'intera posta in palio contro un organizzato San Marino ben messo in campo dall'ex tecnico di Chieti e Giulianova Di Meo al termine di una partita sofferta e con poche occasioni. Ma partiamo da principio, 4-2-3-1 per Giuseppe Di Meo che con Boba squalificato inserisce Arrigoni in difesa dal primo minuto, mentre in avanti schiera il trio Caprioni, Guidi, Baldazzi alle spalle del centravanti Olcese per un pacchetto avanzato da 40 gol, terzo miglior attacco del giro. Il Pineto, oggi in maglia verde, si schiera con un 4-1-4-1 che recupera in difesa Pisani e Fiumara, mentre a centrocampo con Emili squalificato torna Esposito dal primo minuto. In avanti la punta avanzata è Palumbo. Primo tempo di marca ospite con il San Marino che dopo una prima fase di totale equilibrio prende le misure e guadagna metri. Al 20° Gassama dalla destra mette in mezzo per la testa di Olcese con la parata di Giachetta. Al 26° il Pineto rischia lasciando sulla punizione di Buonocunto Fantini tutto solo all'altezza del secondo palo. Fortunatamente per i locali nessuno è pronto al tap-in vincente. Passano due minuti e gli ospiti si fanno nuovamente pericolosi con una bella azione corale. Caprioni lancia Buonocunto che invece di concludere preferisce provare a servire la corrente Olcese favorendo il recupero della difesa biancazzurra. Il Pineto fatica a trovare spazi e a creare occasioni importanti. Ci prova Ciarcelluti al 42°, ma la sua conclusione è fuori misura. Dopo l'intervallo però la squadra di casa torna in campo con un piglio più aggressivo e prova ad imporre il proprio gioco prendendo in mano la partita. Al 5° Esposito serve a centroare a Palumbo che però ci arriva in scivolata con la sfera che si impenna oltre la traversa. Passa un minuto e Mariani in diagonale impegna Dini. Ora i locali insistono e all'8° ancora Mariani mette in movimento Esposito che tenta anche da fuori ma Dini è attento. Break del San Marino al 17° quando Olcese di prima intenzione gira dalla distanza ma Giachetta è pronto a far sua la sfera. I minuti passano e la gara non si sblocca. Entrambi i tecnici inseriscono forze fresche in campo. Di Meo richiama a sé Caprioni, Buonocunto e Guidi per gettare nella mischia Cenci, Mazzotti e Braccini. Amaulo risponde con Cacciatore, Colleluori e Ganci in luogo di Proietti, Ciarcelluti e Palumbo. E proprio quando lo 0-0 sembra concretizzarsi al 41°, proprio il neo entrato Ganci lancia Esposito che viene messo giù al limite dell'area da Gassama, giallo per lui e calcio piazzato che Massimo Ganci pennella piazzandolo sotto la traversa regalando al Pineto tre punti pesantissimi che valgono l'aggancio in classifica alla Jesina a quota 33 e che permettono di mettere una seria ipoteca su una salvezza che ora si fa sempre più vicina. Con un gol in apertura di Di Pietro, la Vastese esce dalla crisi e spugna Iesi e aggancia l'ultimo treno disponibile per i play-off. Domenica scontro diretto decisivo all'Aragona contro la San Maurese. Vediamo. Dopo aver collezionato appena tre punti in cinque gare, la Vastese torna all'appuntamento con la vittoria, andando a fare bottino pieno di misura sul campo della Jesina al termine di una gara condotta senza assilli nel primo tempo e un po' sofferta nella ripresa, dove però gli abruzzesi hanno comunque avuto le occasioni per chiudere il match. Un successo importante per gli aragonesi che possono tornare dalle Marche con la consapevolezza di poter chiudere la stagione in modo positivo e con ancora la speranza di agguantare almeno l'ultimo posto valido per i playoff, senza gli squalificati Allocca e Galizia, ma con Prisco in campo al centro dell'attacco, si comincia di fronte a 400 spettatori sugli spalti contestazione nella curva locale, nella stagione in cui la Jesina festeggia i 90 anni, nel settore distinti presenti una trentina di calorosi tifosi abruzzesi. Pronti via e al terzo Di Pietro con un Eurogol dai 35 metri, mette alle spalle di Bolletta, sorpreso dalla conclusione ospite. Gara subito in discesa per i biancorossi per l'occasione in maglia bianca.
bianca che contengono senza grandi assilli la sterile reazione dei padroni di casa che non riescono a rendersi mai veramente pericolosi dalle parti di Marconato. Ed è anzi al 21esimo ancora Di Pietro per la Vastese a divorarsi in area marchigiana il gol del 2-0. Mister Favo chiede a gran voce ai suoi ragazzi di avanzare approfittando delle difficoltà della macchinosa difesa di casa. Al 35esimo ancora ospiti in avanti con Tafili che cade a terra in area locale dopo un contrasto e con Nicolini di Brescia che lascia però proseguire il gioco. Si arriva così nella parte finale del primo tempo con un'altra occasione ospite per Felici che al 42esimo con un tiro velenoso manca di poco il bersaglio. Nella ripresa si riparte con i locali più incisivi. Al quarto Trudo dal limite mette alto mentre un minuto dopo è De Cinque a concludere al lato. La squadra di casa appare più propositiva e spinge con decisione nella prima parte di ripresa senza però mai impegnare veramente il 39enne Marconato che deve compiere la prima parata all'11esimo su tiro centrale di Trudo. Ma l'occasione più clamorosa capita al 16esimo per la Vastese sulla testa di Prisco che costringe Bolletta a salvarsi con l'aiuto della traversa. La gara resta aperta e più equilibrata del primo tempo con una buona occasione locale con Labriola che di testa chiama alla parata Marconato. Al 30esimo Fiore realizza in fuorigioco il gol del 2-0 che viene giustamente annullato da Nicolini di Brescia su segnalazione del secondo assistente. Al 32esimo ancora Vastese pericolosa con una sassata di Fiore dai 25 metri e con la palla che esce al lato di pochissimo. Il finale di gara vede ancora emozioni con la seconda traversa ospite di giornata con Manzo che manca così di un soffio il 2-0 che avrebbe chiuso la gara, ma per la Vastese va bene così, tre punti importanti per tornare a correre. Il Giulianova centra il traguardo della promozione in eccellenza. Il verdetto ieri quando l'11 giallorosso ha sconfitto per 1-0 il principale rivale, la Torrese. Ha deciso il gol di Di Paolo ad inizio ripresa. Grande festa tra i tifosi giuliesi accorsi in massa al campo di Castelnuovo al Vomano. Ascoltiamo le parole del capitano giallorosso Federico Del Grosso. Questo è stato il 17esimo anno di calcio praticato, quindi sono felicissimo di averla fatta con il Giulianova. Mi ha dato l'opportunità di iniziare questa carriera, ci sono nato, ci vivo, quindi è un'emozione doppia. E quindi poi ci siamo resi conto insomma, di quello che è capace di fare il tifo del Giulianova, quindi diciamo che ce lo siamo meritati tutti. Federico, oggi ho visto sugli spalti tifosi che non vedevo da una decina d'anni. Che cosa significa questo? Sì, è stato una roba d'altri tempi. Io pure mi sono emozionato moltissimo. Beh, questo significa che abbiamo iniziato un nuovo percorso, una nuova società, un primo successo e speriamo che sia il primo di una lunga serie. Un ringraziamento immenso lo faccio alla società che comunque mi ha creduto in me. Ho preferito tornare a Giulianova nonostante sono sceso di due categorie, ma non ho nessun rimpianto, anzi sono contentissimo di aver intrapreso questa nuova esperienza con Giulianova. Poi un ringraziamento al pubblico che è stato meraviglioso oggi, veramente una cornice spettacolare. Qualcuno ha provato anche a dire che prima di Tozzi Borsoi ci sei tu che hai inciso in maniera determinante, no? Ma no, io penso che siamo stati dal primo all'ultimo a portare questo successo. Chiaramente i giocatori. Però indubbio che il tuo carattere, la tua determinazione, anche la tua caratura tecnica siano stati fondamentali, no? Sì, ma è chiaro che poi in una rosa i giocatori più esperti, i giocatori che hanno fatto un calcio di categorie superiori, è chiaro che poi danno un qualcosa in più. Dal primo all'ultimo ringrazio i miei compagni, l'allenatore. Un ringraziamento anche comunque, lo faccio sportivamente, anche al mister Angeloni per la prima parte di campionato che ci ha guidato, quindi io penso di ringraziare tutti, dal primo all'ultimo. Storico bis per il Pescara Calcio A5 che al Pala Giovanni Paolo II vince di nuovo la Coppa Italia superando ai calci di rigore la Luparense per 7-6. Successo reso ancora più difficile dalle tante assenze. Fondamentale l'apporto dei giovani dell'Under 21. Nelle dichiarazioni dopo gara la soddisfazione del presidente Danilo Iannascoli e dell'allenatore Fulvio Colini. Sì,
guarda, oggi era veramente difficile, lo sapevo, perché noi avevamo due infortunati, uno squalificato, due infortunati durante la partita, Ghiotti è Leggero, avevamo Caputo che è stato espulso, veramente ci voleva un miracolo, ma questa squadra ci ha abituato a non arrendersi mai e a cercare la vittoria sempre. Siamo riusciti dove non c'era riuscito nessuno e questa vuol dire che questa squadra, questa società e la città di Pescara e tutto l'Abruzzo è la capitale del futsal. È la capitale del futsal, ha fatto qualcosa di straordinario e chiaramente adesso cercheremo anche di vincere lo scudetto e perciò vorrebbe dire veramente qualcosa di favoloso. La stessa emozione dell'anno scorso è arrivata alla stessa maniera. L'anno scorso avevamo giocato una grande gara, oggi abbiamo sofferto tanto, però c'è anche da dire che eravamo in grandissime difficoltà che non vi posso neanche narrare qui. Molti fuori, alcuni squalificati, espulso Caputo e 2-3 infortunati. Quindi ancora di più importante questa Coppa. Anche altri ragazzi che hanno fatto la vera fortuna di oggi perché avevano fatto anche le finali di Under 21. Tra l'altro, Azzoni e Mati Rosa. Mati stava alla sesta partita in 7 giorni. Una bella vittoria. Una grande vittoria per questa società e questa città. Continua il momento, adesso si ricaricano le batterie, testa alla finale scudetto perché quel è veramente il vero obiettivo. Noi dobbiamo cercare di mantenere il primo posto, poi dopo vedremo. Prima di salutarci, una notizia che riguarda la nostra redazione che si stringe attorno alla collega Francesca Romana Testi che questa mattina ha perso la madre, naturalmente da parte di tutti noi della redazione, della direzione e dell'editore Quintino Pallante, le più sentite condoglianze a Francesca. È tutto per l'edizione della notte del TG6, l'informazione di TV6 torna domani alle ore 14, invece la rassegna stampa puntuale alle ore 7. Grazie per essere stati con noi, buonanotte.